Allora, aspettate un attimo che tolgo la condivisione, controllo che sia partita la registrazione e dopo ricondividiamo il video. Allora, qui sotto registrazione in atto, perfetto, ci siamo. Bene. Allora, a questo punto io comincerei, sono le 6:05, abbiamo concesso i 5 minuti per i ritardatari. Allora, vi silenzio in modo tale che non ci siano problemi. Ok? Un attimo solo, che devo andare a trovare dove la No, silenziatura. non silenziarci. Sì, perché siete cattivi, sì. Sì, lo so. Siete, non solo siete cattivi, ma fate dannare il popolo italiano che... Allora, partecipanti, adesso torniamo. Ciao Cristian. Ciao a tutti. Ciao. Allora, aspetta che andiamo qua. Mute all. Allora, vi silenzio Ciao. e lascio la parola solo a Fabio. Un attimo solo, abbiate pazienza. Allora, questo. Apro il microfono di Fabio Polesel. Vediamo se ce l'abbiamo fatta. Benissimo. Allora, condividiamo lo schermo e andiamo a iniziare l'appuntamento di oggi. Allora, è stato richiesto da più parti, da più soci, se c'era la possibilità di fare un approfondimento per quello che riguardava il recupero di un lievito da una cotta. Allora, l'argomento è un argomento interessante, non è un argomento, diciamo, scevro da problematiche, ci sono i pro e i contro. L'ospite di oggi che ci racconterà questo non è altro che un ex home brewer, ma ancora nel cuore un brewer, diventato oggi uno dei birrai non solo veneti, ma direi ormai anche a livello nazionale, forse anche fuori, il nostro Fabio Polesel, che si è reso disponibile per argomentare e quindi, avendo l'esperienza da home brewer e da birraio, di darci delle indicazioni per farci comprendere questa metodica. Quindi poi sta a ognuno di noi avere quella voglia, quella capacità di cimentarsi, valutando ovviamente quello che Fabio ci dirà. Quindi andremo a capire perché recuperiamo il lievito, ma non solo il perché, come fare per recuperarlo e quindi tutti i pro e tutti i contro su questa cosa. Vi ricordo sempre, l'abbiamo detto negli altri due appuntamenti, chi c'era, l'importanza per un home brewer è quindi studiare, oggi studiamo, birrificare, assaggiare e ripetere quello che noi abbiamo fatto per migliorarci. Quindi io lascerei la parola a Fabio che ci farà entrare in questo aspetto così, diciamo, interessante, non di certo marginale, ma un aspetto che ha delle tecnicità e anche delle, diciamo, capacità di gestire poi al meglio quello che noi stiamo facendo per non avere problemi successivi. Fabio, a te la parola. Buonasera a tutti intanto. Allora, io premetto che, come sapete, sono un birraio, non sono un microbiologo, però l'esperienza che vi porto questa sera è stata fatta con gli anni che ho avuto la possibilità di fare l'home brewer e anche col mio ex piccolo birrificio. Diciamo che è un'esperienza fatta anche abbastanza a caro prezzo, per parlarvi innanzitutto del sistema con cui si recupera il lievito in birrificio, che premetto che non è un sistema attuabile in casa, però è giusto che chiunque si faccia un'idea di cosa bisognerebbe fare prima di recuperare il lievito, perché recuperarlo è semplice, però ci sono molti pro, anzi, pochi pro e molti contro, se non Non si... ti sentiamo, Fabio. Mi sentite? Aspetta che riprovo. Aspetta. Vai. No. Mi sentite adesso? Sì? Successo qualcosa. Aspetta che vediamo Ma qua. io sento. Mi senti adesso? Cosa succede? No, Allora sono sei io tu. che non lo sento, ok? Adesso Antonio, mi senti? No, non mi sente. È un problema del doc, però, perché noi ti sentiamo, Continua Quindi Fabio. non so, doc, controlla il tuo microfono, boh.
Noi sentiamo tutti. O controlla se il tuo PC ti chiede di confermare tipo le cuffie, io quando inserisco le cuffie mi dice quale utilizzare per farle partire, perché io, Fabio e mi pare anche gli altri lo sentiamo. Io sento bene tutti, tranne, sì, sento anche il doc, però lui non mi sente. Vabbè, ma Antonio sa già tutte queste cose. Si sente benissimo. Ma il doc non mi sente, per dire? No. No. Lo vedo con l'occhio perso. Ne approfitto per salutare tutti. Ciao ragazzi. Ciao Alberto. Ciao. Ciao. Ciao Ravi. Ciao. Ciao bell'uomo. E anche ciao Fabio, che non ti avevo salutato prima. Io vi ascolto disteso in divano, ma vi ascolto. Ciao ciao. Abbiamo perso il doc. Ok. Ci sei? Sì. Oh. Vai Fabio. Mi senti Antonio adesso? Sì, si era disattivato, non so perché. Perfetto, allora riparto da zero. Allora, dicevo che sapete benissimo che io sono un birraio, non sono un microbiologo, però vi porto in questa, diciamo, conferenza la mia esperienza che ho fatto negli anni, anche talvolta un po' a caro prezzo, sul recupero del lievito, mostrandovi praticamente come lo si fa in birrificio. Ovviamente a livello di home brewing non è impensabile utilizzare certi sistemi, cioè a meno che uno non sia super appassionato, dubito che si compri un microscopio, una camera di toma e si procuri dei terreni di coltura, però non si sa mai, insomma, la passione non ha limiti. Ad ogni modo, bisogna partire dal fatto che il lievito, sia che sia secco o che sia liquido, anche da nuovo, ha comunque dentro una piccola, diciamo, contaminazione, una percentuale, solitamente sono numeri inferiori alle 10 unità formanti colonie di lieviti selvaggi, batteri lattici o altre cose che non ci dovrebbero stare insieme al lievito Saccharomyces, sia Cerevisia o sia Casbergensis, scusate. Sì, Cerevisia, Casbergensis, insomma, alta o bassa fermentazione. L'unica cosa positiva è che durante le fermentazioni, essendo presenti molte più cellule del lievito da birra, questi eventuali contaminanti sono un numero molto inferiore, quindi non hanno la possibilità di svilupparsi. Però nel momento in cui vado a recuperare il lievito, qualora questi microrganismi avessero avuto modo di diventare da 10 unità a 100, se non sono state eliminate, se non sono morti, io vado a recuperare il lievito, faccio la seconda cotta e questi da 100 mi diventeranno 10.000, quindi una birra con 10.000 unità formanti colonie comincia già ad avere qualche differenza. Potrebbe esserci un'attenuazione maggiore, potrebbe sviluppare degli odori strani, potrebbe sviluppare delle sorprese dopo quando è imbottigliata e infustata. In birrificio si fanno tendenzialmente due cose: si va a fare un prelievo sterile del lievito. Questa è la fotografia che vedete, insomma, è lo spurgo. Principalmente si fanno degli spurghi dal cono del fermentatore, scusate, i primi 2-3 giorni della fermentazione. Dopodiché si può pensare di recuperare il lievito, ma prima di recuperarlo il lievito va controllato. Dicevo, si fa un prelievo sterile, si fa una diluizione con della soluzione del fosfato bibasico praticamente, dopodiché si va a fare la conta del lievito utilizzando la camera di toma, il blu di metilene. Andiamo avanti qualche diapositiva. Questo è un prelievo che ho fatto stamattina, praticamente. Ecco qua il blu di metilene. Parallelamente a questa operazione, qualche giorno prima bisogna fare il test microbiologico per essere sicuri che non si siano sviluppati altri organismi al di fuori del lievito di birra. Andiamo avanti un altro diapositivo, per favore. Avanti, avanti ancora. Eccolo qua, questo è un becco Bunsen, una piastra con un terreno di coltura, l'isinea agar, che sarebbe una sostanza selettiva che inibisce il lievito e fa crescere, qualora ci fossero, gli altri microrganismi, lieviti selvaggi, batteri lattici, eccetera, eccetera.
si fa questa, diciamo, questa stesura del campione di lievito in maniera sterile, si chiude, si mette in un incubatore e dopo 48 ore, se non è fiorito nulla, significa che il lievito era pulito. Qui si può procedere all'esecuzione della conta, praticamente vedere effettivamente quante cellule vive ci sono. Avanti pure. Questo è, diciamo, il riscontro della piastra, non è cresciuto nulla dopo 2 giorni. Avanti ancora. Allora, questo è il glu di metilene, già miscelato con il lievito, eccetera, eccetera, in percentuali ben precise ci sono da manuale. La camera di toma. Avanti. Questa è la visione al microscopio della camera di toma. Praticamente adesso è un po', cioè non è abbastanza ingrandita, dopo col microscopio si vede molto più ravvicinatamente. Si vanno a contare all'interno di questi riquadri quante cellule blu ci sono e quante invece sono rimaste chiare. Quelle chiare sono le cellule vive che hanno la membrana ancora intatta, per cui sono capaci di lavorare, di fermentare ancora. Quelle blu, praticamente è penetrato il blu di metilene, quindi significa che la membrana è rotta, la cellula è morta o è incapace di fermentare, di fare il suo lavoro. Facendo un altro calcolo si va a stimare la percentuale di vitalità e se siamo sopra il 75% il lievito può essere recuperato, se siamo sotto il 75% conviene buttarlo. Per questo è quello che riguarda il birrificio praticamente. Io nel 2018, per fare un esempio, ho acquistato 45 kg di lievito secco per fare tipo una 46-47 cotte e mi sono costati tipo 3.500 euro. L'anno successivo ho messo in piedi il laboratorio di autocontrollo, ho fatto 52 cotte e ho utilizzato 20 kg di lievito. Questo perché? Perché ho recuperato il lievito. Quindi sono 1.700 euro risparmiati, mi sono pagato il laboratorio. Però questa è una cosa che riguarda i birrifici. Un home brewer, diciamo che è un po' come dire la pasta madre, ok, la recuperi, te la mantieni, però muterà continuamente, perché sicuramente per quanto puoi essere pulito a livello di impiantistica, come dicevo all'inizio, il lievito stesso all'inizio, al momento della produzione, non è perfettamente puro. C'è il rischio di moltiplicare questi piccoli percentuali di contaminanti, quindi portarseli dietro nella seconda cotta, la terza cotta, così via. Conosco un birrificio con cui mi sono confrontato un giorno col birraio, ho detto, ma voi che lievito utilizzate? Dopo sono andato un discorso, ma quante volte li utilizzate? Ah, 6-7 volte, dopo li buttiamo via, utilizziamo quello nuovo perché la birra viene diversa. Ma dico, ma lo sai perché viene diversa la birra? Perché il lievito diventa sempre più forte, sempre più attenuante. No, non è il lievito che diventa sempre più attenuante, sono contaminanti, sono lieviti selvaggi o altri batteri che hanno un sopravvento sul lavoro del lievito normale, quindi per carità, ci sono birrifici che recuperano il lievito all'infinito, ma hanno tutti i sistemi di controllo, fanno il lavaggio, hanno il ceppo madre, lo riproducono. Posso dirvi che a livello di un brewing, ok, il lievito si può recuperare quante volte si vuole, però sappiate che non è una cosa sicura, nel senso, una o due volte, ok, posso metterci la mano sul fuoco, però più di due volte, no. Ci troveremo sicuramente con la birra che cambia, per carità, a livello di un brewing non è che si vanno a buttare via migliaia di euro come in una cotta in birrificio, però se si parla di lievito secco sono pochi euro, se si parla di lievito liquido posso capire che c'è un risparmio, ma insomma è sempre una cosa fine a se stessa. E per quanto riguarda il metodo, qualora si volesse recuperare a casa, ovviamente avendo a disposizione un fermentatore a tronco conico le cose sono molto più semplici. Io ho un appunto che mi ero fatto ancora a una lezione con Paolo Favaretto con la Brasseria Veneta, non so se lo vedete. Praticamente questo sarà il cono del fermentatore. La parte finale è quella peggiore, diciamo che ci sono cellule morte, proteine, lupolo. Al centro ci sarebbe il lievito, quello buono. Sulla parte superiore sono cellule morte. Quello che si può recuperare è questo. Se si utilizzano fermentatori a fondo piatto la cosa si complica. Dovremmo, se vogliamo proprio recuperare il lievito, far partire la fermentazione, dopo un paio di giorni travasare la birra lasciando la parte più sporca sul fondo, travasare in un fermentatore pulito e lì andare a
una volta travasata nuovamente la birra per andare a imbottigliarla, lì si può fare una cotta e inserire il mosto nuovamente sopra a questo fondo del fermentatore, chiamiamolo secondario. Recuperare tutto insieme è sempre un po' a rischio, perché ci sono un sacco di cellule morte, ci possono essere questi famosi contaminanti che decadono, ma una volta rimessi nella birra ripartono. E così, insomma, è un po' una cosa, insomma, si può fare, non è vietata, è sempre un po' rischiosa, non è che ci siano sempre risultati. Domanda, penso vogliono farti. Allora, praticamente a casa, a seconda che abbiamo il fermentatore normale, quello a fondo piatto, il tronco conico, andiamo a recuperare quello che si chiama lo srarri, cioè la parte di lievito che ci interessa. Le modalità per conservarlo, tempo massimo di conservazione per poterlo utilizzare tra una cotta e l'altra, in modo tale da avere non la garanzia ma la certezza che comunque stiamo usando un lievito che ci farà fare una birra senza che ci possano essere contaminazioni. Allora, il metodo più, diciamo, la conservazione in cui il lievito dura più a lungo è in birra. Prendere lievito e metterci sopra la sua stessa identica birra da cui è uscito e metterlo in frigo a 4 gradi, e ho visto proprio facendo dei test anche con Nicola Coppe eccetera che una settimana va bene, se rimane di più comincia a perdere di vitalità. Abbiamo fatto dei test anche con l'acqua, peggio che peggio, e abbiamo fatto un test anche sotto azoto ovviamente non liquido, e quello era ancora più malmesso. Comunque con la birra, me l'hanno spiegato anche a me ancora molti anni fa, è il metodo migliore per conservarlo a livello hobbistico, diciamo. Ok. Questa diapositiva sul tasso di inoculo per fare la valutazione delle cellule vive da inoculare. A casa poi, al di là di fare il conteggio teorico, se non abbiamo un microscopio, come facciamo a poter sapere cosa e quanto lievito effettivamente efficace stiamo utilizzando? Diciamo che con il recupero del lievito è impossibile saperlo se non si fa una conta, perché cioè, non sappiamo quante cellule vive ci sono. Questo calcolo riguarda il lievito secco, cioè un lievito nuovo, scusate, non secco, che è garantito che dovrebbe avere una tot vitalità e ottenere, per quanto riguarda le altre fermentazioni, 10 alla sesta, cioè 10 milioni di cellule per ogni millilitro di mosto e 12 milioni di cellule per ogni millilitro di mosto per la bassa fermentazione. Per quanto riguarda il lievito secco, un grammo di lievito secco, parlando di fermentis, sono 6 miliardi di cellule. Però non c'è modo di sapere quante cellule vive ci sono con un lievito recuperato. Cioè, c'è poco da fare, sono dei calcoli che si fanno come minimo con la camera di toma. Ok. Suggerimenti che puoi dare a un brewer, poi dopo apriamo diciamo l'audio per far parlare chiunque voglia poter far domande, cioè suggerimenti pratici per cercare di avere meno problemi possibili, o come invece possono regolarsi per capire o visivamente o olfattivamente che il lievito può avere dei problemi prima di riutilizzarlo. Allora, sicuramente a livello visivo il lievito più è scuro, a meno che non lo si abbia recuperato da una birra scura, una birra rossa, insomma, diciamo che più è chiaro il colore, più è indice di freschezza e di buona salute. L'odore sicuramente è importante, perché lo si sente proprio che il lievito, quando è in salute, è bello profumato. Quando comincia a puzzare, vuol dire che ha un po' sofferto per X motivi. Ok, adesso io apro l'audio a tutti. Un attimo di pazienza e uno alla volta, senza fare confusione, poniamo delle domande a Fabio. Siamo in tanti, per cui cerchiamo di non accavallarci e possibilmente... Allora, chi aveva spento il suo microfono lo può aprire oppure chiuderlo e riattivarlo nel momento in cui ovviamente andiamo a fare le domande. Posso togliere la condivisione dello schermo e così ci vediamo chi è che siamo qui presenti. Perfetto, un saluto a tutti, anche a Miki e alla Marta. Come si diceva, un PC
e due cuori. Allora, Fabio ci ha dato... Ciao Roby, nostro docente di domenica, eh? Un saluto e un grazie al nostro giudice, the juicy, eh? Allora, mi sembra che la spiegazione sia stata interessante, dà motivo a molti spunti e sicuramente avrete molte domande da fare. Quindi, uno alla volta, qualsiasi cosa dovete chiedere, Fabio è a disposizione per ovviamente rispondere ai vostri quesiti, alle vostre necessità e a tutto quello che ritenete opportuno chiedergli. Chi è che vuol fare la prima domanda? Posso? Vai Roby, Roberto l'americano, vai. Vai Roby, vai. Vai, vai Roby. Ok. Io sono abituale recuperatore di lievito, soprattutto quando si parla di lieviti liquidi, sia per ammortizzare un po' il costo, e sia perché comunque con un lievito inglese riesco a fare 3-4 cotte. Fondamentalmente io non ho mai avuto problemi di problematiche di odori strani, di infezioni, perché sono abbastanza maniaco nel recupero, però ciò non toglie che io non so quante cellule vado a mettere. Recuperare lievito secco. Io mi è capitato l'ultima volta, ho provato a fare un clone della Papa Nero di Ritual Lab e ho recuperato una quantità enorme di lievito, perché lui, Giovanni Faenza, su una intervista parlò di una quantità abnorme di lievito usato. Credo di aver usato l'equivalente di 6 bustine di lievito di quello che ho messo dentro, e attualmente l'ho messa in botte e non credo di aver problemi. È giusto ciò oppure no? Cioè, io fino a 4 volte recupero il lievito liquido. È giusto? Non è giusto? Io lo recupero e lo utilizzo nell'arco di 24 ore. Quindi mi organizzo la cotta per il giorno dopo. Ecco, tutto qui. Fabio? Dimmi tu, Fabio. Allora, praticamente, cioè, il fatto di recuperarlo entro 24 ore è una cosa ottima. Poi il fatto che non ti dia problemi, cioè ti sei già risposto da solo, se sei maniaco nella pulizia, nel recupero, nelle procedure del recupero, allora ok. Però effettivamente diciamo che, cioè, io la penso a modo di birrificio, ci sono delle analisi che vanno a vedere le cose in modo più in profondità e lì si va a vedere se ci sono... Cioè, per dire, anche io una volta ho avuto una birra che aveva... non mi ricordo più quante unità formanti colonie di lieviti non saccharomyces nelle analisi, però non ha dato nessun problema, è durata più di un anno anche a temperatura ambiente, quindi però lì è sempre un campanello d'allarme. Fabio, ti faccio una domanda. A casa ovviamente noi dobbiamo, se non sterilizzare, quantomeno sanificare il più possibile sia la pipetta per il recupero, il contenitore in cui finisce il lievito e poi il modo di conservare. Quali ingredienti, tra virgolette, quali strumenti, diciamo, a livello chimico possiamo utilizzare per garantirci la sanificazione e sterilizzazione di quello che noi utilizziamo per una buona conservazione del lievito? Beh, diciamo la pulizia dei contenitori. Ovviamente è sempre meglio utilizzare contenitori nuovi, però qualora doveste pulire contenitori usati, eccetera, eccetera, io preferisco, cioè, consiglierei sempre una bella pulizia profonda con detergente alcalino enzimatico, poi sanificazione col peracetico, ma comunque sempre meglio detergere e sterilizzare. Se avete la possibilità di far bollire è la miglior cosa, okay. Perché dopo comunque residui di peracetico o quant'altro potrebbero rompere le scatole del lievito. Una bella pulizia e una bella sterilizzazione col vapore, appunto, siete tranquilli. Chi è che vuol fare una domanda? C'era Cristian. Cristian, vai. Apri il microfono. Ok, mi sentite? Sì. Ok. Due domande, Fabio. La prima, volevo capire meglio la camera di Toma che parlavi prima. Mm-hmm. Quella serve per, diciamo, in birrificio capire quante cellule vive ci sono, cioè per fare il conteggio? Diciamo che è una specie di... griglia in cui tu metti la soluzione di lievito, il lievito deve essere diluito a 1-200 e va miscelato col blu di metilene per la colorazione delle cellule morte,
e su quella scacchiera tu hai di quadranti e vai a fare la conta delle cellule contenute in ogni quadrante. Dopo c'è una formula che ti fa il calcolo. Che moltiplica. Moltiplichi e hai la vitalità. Perfetto. In base a quello dopo si vanno a fare ulteriori calcoli per capire quanti grammi di lievito dovresti usare, tipo in una cotta da 20 ettolitri se ho l'88% di vitalità devi utilizzare quasi 14 kg di massa di lievito recuperato. Ok, seconda domanda, il prelievo diciamo del lievito che facciamo noi in casa, tu prima spiegavi di farlo nel travaso tra prima e seconda diciamo fermentazione, chiamiamola così. Giusto? Sì, sì, cioè, nel senso, io la vedo come la migliore ipotesi per fare il recupero lievito con il fermentatore piatto. E si può fare nel caso uno per comodità fa una fermentazione unica alla fine? Cioè, lo puoi comunque fare, però sei sempre a rischio che comunque ti trovi sul fondo proteine, lupolo, schifezze varie, cellule morte e vai a buttare dentro, vai a buttare mosto fresco sopra a questo misto di un po' di tutto. Ok, bene, grazie. Io di solito Christian, sì? Vai, io di solito Christian dicevo lo raccolgo a fine fermentazione, come dicevi te, sì? Cercando di raschiare più possibile la parte superiore del lievito, quindi non vado a toccare la parte dei depositi, delle proteine, del fondo. Esatto, sì. Del fondo. Certo, naturalmente è una cosa molto empirica, io la faccio con un cucchiaio, ma cerco di raccogliere il lievito più pulito possibile dopo aver lagherizzato, ecco, tutto qui. Perfetto, grazie. Ciao, io addirittura utilizzavo, quando facevo la birra a casa, sui fermentatori piatti, facevo il travaso dopo, diciamo, aver fatto la fermentazione tumultuosa, dopo 6-7 giorni, nel fermentatore secondario facevo l'abbattimento e lì andavo a recuperare il lievito che era sicuramente molto più pulito di quello dei primi giorni. In caso di dry hopping, che noi in quel caso in seconda fermentazione, che la mettiamo all'inizio, la mettiamo gli ultimi 3 giorni, andiamo a inserire una quantità a volte anche importante di lupolo. Se noi andiamo a recuperare il lievito a fine fermentazione, sarà sicuramente più sporco e se utilizzi il lupolo in pelle è un disastro, non conviene proprio, cioè dovresti fare il lavaggio del lievito. Ho fatto questa domanda per far capire a chi, molti fanno birre molto lupolate, se è il caso di dry hopping, magari prima di fare il dry hopping dovrebbero recuperare il lievito, poi magari fare il dry hopping, giusto? Sì. Ok, chi deve fare qualche domanda? Dario? Ciao Dario, prego. Ciao, volevo informazioni in merito al lavaggio del lievito. So che c'è, io ho fatto una prova l'altro giorno a fare il lavaggio del lievito. Effettivamente si trova un sacco proprio alla fine sul fondo del barattolo, un sacco di miseria, diciamo. È una cosa valida o è meglio evitare? C'è chi lo fa. Io sì. Ovviamente in birrificio non mi rischierei mai di farlo, però beh, no, sto parlando di livello homebrewer. Sì, se lo fai seguendo le procedure, insomma, stando attento di non infettare, eccetera, eccetera. Sì. Ok, grazie. Prego. Altri? Vai, Marta. Ricchi in coda. Sì, dopo Ricchi. No, volevo chiedere a Fabio quanto tempo lo mantieni in frigo prima di fare un'altra cotta e se dovessi superare tipo la settimana, se gli dai nutrimento, come comunque lo mantieni vivo. Grazie. Diciamo che io non lo mantengo, cioè non... quando faccio la cotta con il recupero del lievito attacco nel fondo del fermentatore un tubo sterilizzato con il vapore e lo connetto al fermentatore in cui devo inserire il mosto nuovo. Quindi non vado proprio a tirare fuori il lievito, stoccarlo e conservarlo. È proprio per un discorso di sicurezza. Non mi fido, appunto, perché, insomma, recuperare 70 euro di lievito e buttare via 7.000 euro di birra, preferisco metterci il lievito nuovo piuttosto che rischiare così. Indubbiamente sì. Ricky? Eccomi. Vai. Ne approfitto e saluto anche tutti, visto che prima non l'avevo fatto.
banalmente, da un Blu-ray, io per dire, non avrei la possibilità di fare il controllo del quantitativo di lievito, eccetera. Beh, quindi, giustamente. Anche premesso di aver fatto una buona conservazione, un buon recupero di quel lievito lì. Poi io sono abituato a ragionare con il lievito secco, quindi con i grammi che la bustina mi dice. Io poi mi trovo un lievito che di fatto è liquido e è moltiplicato, quindi è un'altra cosa, proprio volumetricamente parlando. Quindi è una domanda che faccio anche a chi magari l'ha già fatto. Quando poi lo utilizzano nel nuovo mosto, cioè la proporzione qual è? A cucchiaiate? Perché ovviamente le tre bustine che sono partite dal lievito secco, nel momento in cui poi vado a riutilizzare quel lievito lì, non sono tre bustine, anche perché appunto è liquido, è espanso, devo considerare che parte è morto, eccetera. Anche banalmente facendo un overpitching, cioè non posso buttarci, io penso alle torte nel nostro piccolo, quando facciamo comunque 80 litri, sul fondo viene già un gran bel quantitativo di lievito. Di sicuro non penso di doverlo utilizzare tutto, ma non ho neanche un'idea di quanto metterne, rischiando di andarmi poi a fregare la fermentazione perché ne ho messo troppo poco. Allora, prima ti risponde Fabio, poi magari ti risponde Roberto Americano, se avendo fatto già dei recuperi, quindi può darci a spanne col cucchiaio, può darti qualche indicazione in più. Fabio, prego. Ben volentieri, grazie. Allora, diciamo che così a occhio e croce, vedendo i miei recuperi, siamo sulle, aspetta un attimo che sto facendo mente locale, siamo, diciamo che diventa 4 volte il volume, quello che devi utilizzare, perché calcolando che più o meno avrai una vitalità che si è un po' ridotta, metti che sia l'80%, almeno 4 volte la quantità del secco. Così, okay, quindi facendo il calcolo proprio a occhio. Sì, quindi banalmente proprio lo peso, se ho utilizzato 20 grammi di secco, ne faccio 80. Diciamo che sembra meglio metterne di più piuttosto che meno, però okay. Non troppo, ecco. Perché sì, esatto, perché altrimenti... Più lievito c'è e praticamente più lievito scorreggia, scusatemi il termine, più può far puzzare la birra. Il lievito dovrebbe essere comunque sempre giusto, non troppo. Meglio, cioè, meglio ce ne sia un po' di più piuttosto che meno. Però troppo non va bene comunque. Sì, metto solo tra virgolette dello sporco dentro che poi mi ritrovo dopo a far depositare, eccetera, e dello sporco, quindi chiaro. Va bene, grazie. Roberto? Vabbè, ma Roberto, esatto. Dunque, in base al tipo di birra che vado a fare, io quando vado a recuperare il lievito di solito uso quei barattolini della marmellata da 300 grammi, credo. Io recupero col cucchiaino... Diciamo arrivo a un 3/4 di questo barattolino. Io ne faccio di solito attorno ai 20-22 litri e di solito le mie OG variano da 46 a 55, più o meno il range è questo qui. Io credo di andare quasi sempre in overpitching, ma non credo di andare in quantità così alte. Una cosa, io parlai una volta con... il birraio di Mutnik, che adesso mi sfugge il nome, e fece un forum, un laboratorio sui lieviti, e lui mi disse che quando usava del lievito per una saison, di solito andava quasi sempre in overpitching, perché comunque creava delle aromaticità molto particolari proprio per il fatto dell'underpitching. Io ho provato a fare due saison concatenate e mettere un po' meno lievito, ma tutta questa differenza non l'ho trovata. Anche perché finisci il discorso che stavi facendo? No, Roberto, Riccardo, bravo. Ci sei? Sì, ci sono. Perfetto. Ok. No, dicevo solamente questo discorso qui, che parlando col birraio di Mutnik, lui mi parlò di questo underpitching per creare delle aromaticità particolari, ma io non l'ho trovato questa differenza, anche perché comunque credo di essere andato in un pitch rate piuttosto giusto. Ecco. Io posso più bello, vaffanculo, c'è anche la via. Simo, ti stiamo sentendo. Abbiamo sentito tutti i tuoi commenti. Grande Simone.
Non sono più i pompieri di una volta. No, no, c'è niente da fare. È più bello che stavo ascoltando Roberto, è caduto tutto. Sì. Adesso è ritornato, stava rispiegando. Scusate, non mi ero accorto. Che... Mai paura. Ciao, ciao a tutti intanto. Ciao, è come diceva qualcuno, è il bello della diretta, dai, tranquillo. Hai sentito una bestemmia, lui? No, ho detto fanculo, solo fanculo, basta. Vabbè, Robby, io ti faccio una domanda, no? Non so se tu ricordi che c'era un articolo, credo che l'avesse fatto Tiel Follino a suo tempo sul forum della birra, quando con Antonio De Feo si divertivano sia a fare l'estrazione alcolica del lupolo e sia il recupero del lievito. Non so se tu hai presente quell'articolo o l'avevi visto. Loro praticamente, se non ricordo male, perché non sono riuscito a recuperarlo, praticamente facevano il recupero del lievito. Lo recuperavano anche con una dose, diciamo, di mosto. Lo mettevano a sedimentare. Cioè facevano in modo che la parte liquida che era sopra era mosto, la parte solida, quella più scura, uguale al lievito, era quella che sedimentava al di sotto. Poi recuperavo con una pipetta la parte del lievito che era sotto del liquido, ok? Kiel, ovviamente sappiamo chi è, oltre a essere oggi un ottimo biraio, era anche un biochimico. Comunque, un biologo. Lui faceva poi il lavaggio del lievito, perché mi ricordo che in quell'articolo aveva fatto delle foto che faceva anche vedere che c'erano proteine, c'era lupolo, eccetera, eccetera, e lui riusciva a isolare perfettamente la quantità di lievito. Però lui poi andava a fare la conta e in base a questo faceva la conta e, se non ricordo male, faceva anche uno starter per vedere di avere una quantità di lievito sufficientemente vivo da poter utilizzare nella cotta successiva. Se non ricordo male, lui lo faceva però entro le 48-72 ore, cioè in quell'articolo non era andato oltre come tempo, diciamo, di riutilizzo, di conservazione del lievito. Io ho fatto una premessa di lavorare in maniera molto empirica e di lavorare con delle OG molto basse. Se dovessi andare a fare una birra recuperando un lievito belga con delle OG importanti, credo che anche io farei uno starter. Una volta recuperato il lievito, magari farei uno starter di almeno un litro per moltiplicare. Però sempre che uno non sa la conta giusta, io parlo in maniera molto empirica e molto terra-terra di quello che faccio io. Però fino adesso non ho avuto problemi di acetaldeide, o non ho avuto problemi di un lievito che o ha lavorato male o che ha tirato fuori degli odori strani. Tutto qui. È un'esperienza. La mia è un'esperienza che cerco di trasmettere, però lavorando in maniera molto empirica. Poi, per quanto riguarda il discorso del mosto, alla fine dell'imbottigliamento io cerco di recuperare la parte superiore e naturalmente rimane quei 5 mm di birra che mi vanno a finire nel barattolo. Nel barattolo praticamente io mi ritrovo questi 2 centimetri che è la birra che mi è rimasta lì. Naturalmente io la vuoto e poi vado a prendere la parte superiore del lievito, la parte che rimane in fondo alla fine. Ma ripeto, tutto questo accade nel meno di 24 ore. Che se io imbottiglio la sera, la mattina faccio la cotta, o la mattina o la sera successiva. Quindi parliamo di 12-15 ore. Dal momento che raccolgo al momento che lo uso. Allora, scusami Robby, c'è Fabio che saluto, Fabio, altro amico abruzzese che oggi è con noi e che è giudice a Expo. Fabio, fai rivedere quel barattolino, perché penso che sia importante. Ecco, Fabio ha recuperato il lievito, vedete la parte sopra, se non sbaglio, è il mosto della birra, e tutta quella sotto in teoria dovrebbe essere lievito, sperando che sia in buona parte attivo. Tu come lo fai il recupero del lievito? Allora, questo da premettere era un lievito che ho recuperato per fare la pizza, però ne recupero anche. Allora, la mia modalità è butto tutto, nel senso senza discriminazioni. Cerco di essere pulito quando faccio la prima cotta e poi recupero tutto. Anche perché spesso e volentieri
diciamo che io non metto nemmeno nel barattolo, il mio recupero è tolgo la birra vecchia e metto la nuova nello stesso fermentatore, quindi senza effettuare movimentazioni. Io mi volevo rifare a Roberto un attimino, perché ricordo una frase che mi colpì parecchio di Mutnik quando facemmo quel meeting, e disse che non valeva la pena recuperare un lievito se era stato protagonista di una cotta problematica, una cotta bloccata o qualsiasi altro problema, perché era molto possibile che il ripresentarsi del problema. Quindi diciamo che almeno per quanto ricordi io, lui disse che il lievito per essere recuperato doveva finire la fermentazione bello in salute. Quindi confermo. Direi che questo è un dato molto interessante e molto utile a chi ovviamente deve decidere se recuperare o meno il lievito. Dario ci faceva vedere, mi pareva, un barattolo, perché anche lui ha recuperato il lievito. Eccolo lì, questo qui, anche lui l'ha messo nel barattolino, e lì vedete che lo agita, è abbastanza diciamo omogeneo, liquido, quindi è un misto, si vede sotto sul fondo del barattolo che c'è la parte di birra e c'è il lievito. Quindi abbiamo visto un po' di esperienze varie. Qualche altra domanda, Fabio? Questo è già lavato, questo qua. Io avevo due barattoli e era fondata, diciamo. Questo è il risultato di due barattoli di lievito così. Ok, come fai il lavaggio, Dario? Così vediamo se anche gli altri possono trarre vantaggio dalla tua esperienza. Io faccio bollire l'acqua e poi... è solo un esperimento questo, eh. Aspetta, puoi ripetere perché si è persa la voce un attimo. Si sente adesso? Sì. Sì. Ho fatto bollire dell'acqua e tiro fuori il mosto che c'è sopra, che si deposita mettendolo in frigo, lo tolgo, butto l'acqua, ovviamente dopo averla raffreddata, l'acqua sterilizzata, diciamo, agito bene, poi lo metti di nuovo in frigo, lo lasci là 12 ore, 24 ore, finché si deposita, e pian pianino, io l'ho lavato, fatto questa operazione per 3 volte, la terza volta ti trovi sul fondo, inizialmente tu non lo vedi, sul fondo vedi tutte le proteine, anche parte di luppolo, c'è proprio una fondassa, diventa abbastanza compatta quella, mentre il lievito resta bello cremoso, diciamo molto cremoso. Alla fine non faccio altro che travasare tutto quanto in un vaso unico, lasciando fuori la fondassa, diciamo. Quindi, e sopra poi... Scusami, se ho ben capito, facendo tutte queste operazioni, mettendola a sedimentare con l'aiuto del freddo, tu vedi le stratificazioni come se andassi a fare proprio una stratificazione di un terreno geologico, per capire. No, vedi proprio sotto, intanto è più scuro sotto, proprio diventa proprio scuro, vedi tutte le proteine, penso sia lievito morto e parte di lupoli. E poi a metà hai il lievito, quello chiaro, quello che ho qua nel barattolo adesso, e sopra hai l'acqua che inizialmente ti resta l'acqua sporca, poi al terzo lavaggio resta quasi limpida, quindi togli quella e tiri fuori il lievito, quello più chiaro, lasciando la fondassa sotto, e dopo io ho rimesso tutto in un barattolo unico. Perfetto. Poi io questo qua è un esperimento, quindi lo userò per far pane, pizza e così. E più avanti vedo, insomma, di poterlo riutilizzare, anche perché i lieviti liquidi costano un botto, insomma, sono minimo 9 euro a fiala, quindi... Certo. Quindi, altre domande? Grazie Dario, scusami. Fabio? Allora io volevo fare una domanda a Fabio che riguarda il congelamento del lievito. Nel senso, ho sentito che si può congelare il lievito, però ci vuole una certa procedura. Cioè, penso sopravviva il congelamento, ma ha bisogno di certe attenzioni, è corretto? Diciamo che qui non ti so rispondere. So che si può fare, però non so come bisogna trattarlo. Credo venga trattato con il trealosio, che è la stessa sostanza che utilizzano prima della liofilizzazione.
Penso sia quello, così, per istinto, però non te lo so dire con certezza. Ho capito, perché non era mia intenzione, era solo una curiosità anche, perché non intendo lavorare con lievito congelato. Perché in genere questa è una procedura che si fa, che se non erro, quando tu hai preso una fiala pura e fai la propagazione, quindi in teoria non hai fatto birra. Ti crei, diciamo, una serie di fiale pronte all'inoculo per lo scongelamento, però ovviamente vanno starterizzate tutte, no? Io non era solo per curiosità. Sicuramente su internet lo trovi, credo sia glicerina o qualcosa del genere comunque. Allora, se non ricordo male, scusate se intervengo, in quel famoso articolo di Chiel Follino parlava proprio di poter congelare il lievito, c'era una dose di glicerina, però c'era una percentuale ben definita, rapporto soluzione glicerina e dei passaggi, quindi bisognerebbe entrare proprio nello specifico, perché non è una cosa da fare, perché lo sapete, anche col lievito di birra, debordando quello che si usa per il pane, se lo congeliamo così, succede che se si infilano i cristalli di ghiaccio vanno a uccidere o a penetrare la membrana delle cellule, quindi abbiamo più cellule morte che cellule attive. Quindi, mentre in quello basta isolarlo con dell'alluminio in modo tale che non possa entrare praticamente i cristalli di ghiaccio dentro, qui la cosa è completamente differente, bisogna aiutarsi chimicamente o con la glicerina, però non mi ricordo, sinceramente, l'ho letto anni fa, c'era una percentuale ben definita e anche in quel caso anche il barattolo di conservazione non doveva essere un barattolo di vetro, ma veniva usato un barattolo da laboratorio che avesse determinate caratteristiche. Però non sono riuscito a recuperare quello, riproverò a sentire se io, dimmi fra voi. Io parlando con Vincenzo Serra dell'Aspide, lui praticamente ha il propagatore, il suo lievito che aveva recuperato nella cotogna, lui praticamente ha tutti i piccoli campioni in congelatore che poi tramite il propagatore, ma non so assolutamente come venga gestito questo lievito. Ma sai cosa faccio? Siccome Vincenzo lo sento, gli posso chiedere, abbiamo bisogno di un tuo intervento tra qualche giorno, vediamo un po' quando riusciamo a farlo, possiamo fare un secondo upgrade sull'esperienza sua, non solo sul recupero del lievito da una cotta, ma anche come recuperare il lievito da quello che c'è in natura per avere un lievito da utilizzare per fare degli esperimenti, no? Non per fare necessariamente delle wild, ma lui l'ho recuperato dalla mela, ha ottenuto quella meravigliosa birra che è una roba eccezionale. Se lui è disponibile, ci vuol fare una così due chiacchiere su cosa è la sua esperienza e come può essere rapportata nel mondo brewing, potrebbe essere probabilmente un argomento da sviluppare anche solo per pura curiosità poi alla fine. Altre domande? Vai Michele. Ciao, in realtà io non devo domandare nulla, semplicemente volevo salutarvi tutti perché mi hanno chiamato per andare a fare una consegna e niente, mi ha fatto piacere vedervi anche solo virtualmente e vi mando un saluto e un abbraccio. Vai a dare da bere agli assetati, mi raccomando. Esatto. Ciao Michi. Ciao ragazzi, ciao, grazie Michele. Ciao. Michele, qual è il tuo limite di consegna? A livello chilometrico? Sì. Quindi guarda, in questo caso non posso far altro che dirti che il dio denaro può risolvere tutti i problemi. Allora vediamo, dai. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao Michele, ciao. Altre domande? Posso fare una domanda io? Come no. Allora, volevo sapere, qua parlate sempre di recupero del lievito dal fondo, ma dalla schiuma, visto che di solito lavoriamo su alta fermentazione, nessuno ha mai provato a recuperare? Fabio? Si può recuperare anche la schiuma i primi giorni? Sì. Io avevo sentito diverse persone, che soprattutto tipo Andrea Rossi, che usa il Quake, lui lo recupera esclusivamente della parte sopra, la parte il crop della schiuma. Fantastico. Io non l'ho fatto mai. A me mi è capitato di assaggiarla la schiuma perché stavo sostituendo, stavo lavando il coperchio di un fermentatore che praticamente stava schiare. Secondo me, se non ricordo male, togliere la schiuma a inizio fermentazione da problemi, o meglio, bisogna ricalcolare l'amaro. Perché la fermentazione inizia un po' a trattenere l'amaro
sulla schiuma, quindi c'è il rischio che la birra sia meno moderato, potrebbe essere anche una cavolata. No, non è una cavolata, l'avevo sentita questa cosa qui. Infatti è soprattutto, soprattutto nelle Weizen. Chi è che ha parlato, scusate? Ah, io, Fabio, scusami, ciao. Praticamente nel processo produttivo delle Weizen in Germania le fanno nelle vasche aperte e hanno una specie di canala che va giù a spirale, per cui la schiuma in eccesso o comunque viene praticamente quasi rastrellata via e viene buttata fuori. E la schiuma gli dà amaro, un gusto, diciamo, un amaro non piacevole. Me l'ha spiegato un maestro biraio bavarese, proprio un segreto. Abbiamo fatto una Weizen assieme e dopo un giorno mi ha fatto aprire il fermentatore con un cucchiaio e andare a togliere la schiuma. Mi dà assaggio la schiuma, senti che schifo che fa. Vedi, questa roba te la trovi da finita. Interessante. Altre domande? Ovviamente bisogna prevedere il calo di amaro nel momento in cui si fa schiumare e nel caso si riutilizzi questo lievito, che l'amaro secondo me dicevo, praticamente bisogna tener conto del calo dell'amaro nella birra che si va a schiumare. E quindi bisogna tener conto anche forse di un aumento, credo, nella birra in cui si va a reintrodurre il nuovo lievito schiumato, è corretto? Fabio? Presumo che l'amaro che tu vai a togliere togliendo la schiuma sia, diciamo, un amaro sgradevole, cioè una parte ruvida. Comunque non vai a togliere una percentuale importante di IBU alla birra finita. Ho capito. No, però se vado a reintrodurlo poi questo lievito, perché spesso e volentieri in Belgio si fa questa pratica di schiumare il lievito dal diciamo dalla superficie, poi non va ad influire sull'amaro della nuova birra, diciamo sul nuovo inoculo. Diciamo che se si parla di litraggi piccoli, non so, se fai 20 litri sicuramente gli butti un litro di schiuma, allora sicuramente sì, però a livelli un po' più grandi no, cioè non lo senti, è talmente piccola la quantità che non influisce. Altre domande? Mauro qua, io avrei una domanda, scusate la mia telecamera non funziona bene per cui ho messo il video in nero. Non ti preoccupare. No, quanto realistica è il recupero di lievito da bottiglia? Cioè se uno volesse recuperare il lievito da una bottiglia, non dico commerciale, ma di un birrificio artigianale, diciamo. Una birra belga o anche una lambic volendo. Se è una cosa realistica oppure assolutamente no? Dovresti essere sicuro che il birrificio non utilizzi il lievito da rifermentazione, perché se tu vai a recuperare il lievito di una Chimay, di una Leffe, di quelle birre là, tu recuperi F2, punto. Non recuperi il lievito originale della birra, perché loro centrifugano, addirittura alcuni birrifici belgi pastorizzano, dopodiché imbottigliano utilizzando lievito da rifermentazione e fanno appositamente una cotta super lupolata, ma con lupolo da aroma, e lo utilizzano al posto dello zucchero per fare la rifermentazione. Per cui la birra che viene microfiltrata, pastorizzata, viene reintorbidita, viene messo il lievito da rifermentazione e risulta come se non fosse mai stata pastorizzata, però il 99% del contenuto della bottiglia o del fusto lo è. Quindi tu, cioè, non sai, dovresti sapere come lavora il birrificio. Se non utilizza lievito da rifermentazione e il lievito che c'è dentro è quello originale, ok. Però è sempre una grande incognita questa. Certo. Io sapevo anche Grazie. Dell'utilizzo di lieviti CBC, che sarebbero i lieviti killer che vanno a battere i lieviti precedenti e rimane solamente questo qui per la rifermentazione. Sì, si chiama F2 fermenti, CBC1 della Lallemand, ma il principio è sempre quello. Quindi sono lieviti da rifermentazione in pratica. Non è il lievito originario, perché anche nell'Orval che qualcuno va a recuperare il lievito dell'Orval, se non ricordo male, il lievito che si trova dentro è un lievito da rifermentazione, ma non è il lievito originario utilizzato prima. Beh, lì ci trovi magari un po' di bretta o qualcosa, che però c'è sempre comunque lievito da rifermentazione.
Roby? Io ho recuperato lieviti Orval, Orval ho recuperato i Bruxellensis, e ho fatto i miei Brett a casa che ogni tanto uso, li tengo nella mia damigianetta magica da 3 anni. E non so chi ha avuto la fortuna, quando sono venuto su a Treviso mi ero portato qualcosa di brettato e diciamo che è un brett molto dolce, è abbastanza tranquillo. Anche perché Orval bretta la birra quando la mette in bottiglia, non prima, tra le altre cose. Ok. Fabio, Verini, volevi dire qualcosa? Da fonti quasi note, diciamo dalle birre del Belgio, so che Rochefort utilizza il proprio. Quindi recuperare Rochefort potrebbe essere una buona idea per il ceppo, se non ricordo male. Scusa, perché io forse non l'ho sentito. Recupera? Cioè, cos'è che mette Rochefort? Rochefort usa il suo, non mette il lievito di rifermentazione. Quindi diciamo che da birre di Rochefort potremmo ipotizzare che forse c'è una buona possibilità di avere il lievito madre in pratica, o comunque la variante di quello che poi è finito in bottiglia, ok? Anche se io ho una pratica che non farei, a parte il fatto che non è sulla, secondo me, da infezioni, è molto, molto complicata. E poi il lievito che è stato in quella bottiglia per tutto quel tempo, se c'è qualche cellula viva è un miracolo. Dallo stremo, sì, no, è un lievito molto affaticato, poi non so, può darsi pure che si possa fare, però non lo farei mai. Altre domande? Allora, intanto ringrazierei Fabio Polesel, il nostro Fabione, sia per quello che ci ha dato in termini proprio di cultura e tecnica da birrificio e per utilizzo in casa da un brewer. Ringrazierei Roberto l'Americano, che poi con cui ci rivedremo domenica, vi ricordo, alle 5. Entreremo nel mondo British, prima parte, poi faremo una seconda parte più avanti. Ringrazio Fabio Ferrini, Dario, amici che sono intervenuti probabilmente perché hanno visto la pubblicazione del forum, del meeting che facevamo oggi. Bella Marta, perché ci siamo sentiti sulla chat dei giudici. Direi che è stato un argomento interessante, abbiamo raccolto veramente delle esperienze diverse oltre che dei dati interessanti, è stato tutto registrato, metterò insieme la prima e la seconda parte, anziché mandarvelo direttamente c'è un canale YouTube della Brasseria, vi darò il link e lo metterò online su YouTube in modo tale che ognuno se lo può andare a scaricare, rivedere e risentire per valutare tutte queste cose. Quindi, l'appuntamento è domenica con Roberto, mercoledì prossimo con Giovanni Faenza, Ritual Lab Mondo Americano e sabato prima di Pasqua con Antonio Golia, Lieviti Kvaik e il Mondo Scandinavo. Quindi direi 3 bei appuntamenti, molto interessanti. La Brasseria Veneta, nonostante la quarantena, non resta in quarantena e quindi... grazie alla tecnologia possiamo mantenere i contatti, possiamo anche se vederci così via etere su uno schermo, non possiamo essere fisicamente presenti. L'unica cosa che ci manca è assaggiare e degustare poi le nostre birre, qualche dolcetto, qualche cosa che di solito portiamo. Se ci fosse Roberto con noi ci porterebbe il ciauscolo, mentre se ci fosse Fabio ci porterebbe qualcos'altro, quindi sarebbe una bella esperienza. Io vi ringrazio per essere intervenuti, è stato un piacere vedervi tutti quanti, spero sia stato non solo interessante ma piacevole. Ci rivediamo tra 2 giorni, tra 48 ore, domenica, per il prossimo appuntamento. Un bacione a tutti quanti e ciao ciao! Ciao, ciao a tutti! Ciao, grazie! Ciao, Fabio! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao. Matteo, Matteo che sta scappando di casa. No, sono davanti al fornello. Sta tentando di scappare. Sta tentando di scappare.